Ma adesso posso dare il buongiorno anche all'altro ospite, Franco Buffoni. Buongiorno a voi. Buongiorno, anglista, scrittore, poeta, autore di un romanzo, autore di molti romanzi, ma quello che noi in particolare oggi citiamo per ovvie ragioni è Lo schiavo di Byron, pubblicato qualche anno fa da Fazzi, mentre è appena uscita una raccolta di poesie per Donzelli dal titolo Avrei fatto la fine di Turing. Franco Buffoni, non è che si annoia di essere chiamato tutti gli anni da noi per parlare di Ada Byron? È un piacere, ma mi avete chiamato anche per altre cose. Per sì, no, questo è vero, però ogni volta che torniamo su Ada Byron, cercando di seguire anche l'indicazione di questa giornata internazionale, Ada Lovelace Day, di far conoscere questa matematica brillante vissuta tra mille pregiudizi, appunto, quasi due secoli fa. E prima noi citavamo il fatto che naturalmente è l'unica figlia legittima di George Byron e poi di questa moglie per pochissimo, Anne Isabel Milbank, che fu definita dal suo marito lampo Byron la principessa dei parallelogrammi, e non era per farle un complimento. No, assolutamente no, perché fu un matrimonio, come si dice, combinato dalla sorellastra di Byron, maggiore 5 anni di lui, con la quale peraltro il poeta ebbe sin dall'infanzia un rapporto incestuoso, Augusta Lee, e questa ragazza, questa signora, capì che la reputazione del fratello doveva essere salvaguardata da un matrimonio di facciata. Questo dopo il rientro di Byron dal Grand Tour, il cosiddetto Grand Tour sul continente, in cui egli si manifestò in particolare nella penisola balcanica tra Albania e Grecia, alla corte di Ali Pascià e poi a Costantinopoli, nelle sue pulsioni omosessuali, perché Byron era veramente un pansessuale, potremmo dire, però l'innamoramento profondo lo riservava agli uomini giovani, ai ragazzi, insomma. E quindi c'è questa biografia assolutamente straordinaria del poeta, perché era anche un tombeur de femme, ma il tombeur de femme era la sua immagine pubblica, ecco. Poi nel privato invece aveva quest'altro côté, un côté che era assolutamente condannato dalle leggi inglesi dell'epoca e poi per tutto l'Ottocento, ricordiamo quasi un secolo dopo che cosa accade a Wilde. Ecco, al tempo di Byron c'era l'impiccagione come punizione per i cosiddetti sodomiti preceduta da gogna, e la gogna era una cosa terribile. Alla fine della gogna quasi sempre era già deceduto il condannato, poi il boia gli versava addosso dell'acqua bollente per non sporcarsi troppo le mani, perché il pubblico gettava le pescivendole, soprattutto gettavano gli avanzi, gettavano gatti morti, pietre, e c'era la cecità anche per chi sopravviveva alla gogna, quindi era una cosa terribile, e gli aristocratici riuscivano a sfuggire pagando una cauzione e fuggendo dall'Inghilterra. Questo accade a molti e questo in pratica è ciò che accade a Byron dopo questo matrimonio di facciata, perché il gossip londinese comunque era montato in pari misura alla sua fama, perché nel frattempo egli diventa l'autore del Child Herald, del Don Giovanni, quindi è famosissimo. È una biografia tremenda questa di Byron, vista da questa prospettiva. Da questa prospettiva, e poi insomma ricordiamo proprio che poi il trattamento riservato in Gran Bretagna poi continuerà anche nel Novecento. Ricordiamo, lei è autore di una raccolta di poesie che, come dicevo prima, si chiama Avrei fatto la fine di Turing. Ricordiamo Alan Turing, infatti, appunto, che muore suicida. Lo poco fa con interesse, perché il legame è profondo tra la figura di Ada Augusta Byron Lovelace e Alan Turing è proprio questa, è l'omosessualità. Paradossalmente Ada nasce dalla brevissima, dura 3 settimane il matrimonio, e da questa relazione con Anne Isabella Milbank, appunto la principessa dei parallelogrammi, perché amava la geometria ma amava anche calcolare i giorni di purgatorio, i primi castighi per i peccati commessi. Figuriamoci uno come Byron a questa, con una moglie del genere, cioè, ecco, non diciamo, questa pignoleria, questa sorta di ossessività dell'ordine, appunto, avevano creato questa invenzione definitoria, insomma, la principessa dei parallelogrammi. Ada è
fortunata perché prende il meglio di entrambi i genitori. Dalla madre prende questa passione per le scienze esatte e dal padre prende la brillantezza dello scrivere. Quindi è fantastica questa ragazza che non conosce il padre perché la può tenere in braccio solo le prime 3 settimane, perché poi Byron fugge. Il secondo viaggio di Byron sul continente, quello che inizia nel 1816, è una vera e propria fuga dalla gogna, perché sarebbe finito così, perché ormai gli stavano voltando le spalle anche i colleghi alla Camera dei Lord. Ecco, e però... ad altri Lord era accaduta questa disgrazia, appunto, di essere condannati. Per cui è una situazione davvero drammatica, e qui si spiega anche perché i diari di Byron poi vengono distrutti. Spariscono. Ecco, quindi Ada non conosce il padre, non lo conoscerà mai, chiamerà però il suo primo figlio, se non sbaglio, col nome del padre, e le dice sapeva scrivere bene ed era una grande studiosa. Ecco, direi non era solo uno scrivere bene, era quello wit, quella intelligenza briosa, sarcastica, che nei tratti dell'epistolario... Forse oggi il Byron che amiamo di più è il Byron in prosa, però gran parte dei diari purtroppo sono andati distrutti perché nei diari egli raccontava la verità della sua vita privata e l'esecutore testamentario aveva paura folle dopo la sua morte nel 24, perché veniva menzionato lui stesso, che era questo John Cam Hobhouse, che era un compagno di università, e quindi fece distruggere tutto, si è rimasto qualche frammento, e da questi frammenti, dall'epistolario di Byron, noi vediamo che la scrittura di Ada ha preso moltissimo dal padre. Quindi questo Ada nasce da questo matrimonio di facciata per salvare, appunto, che poi non riesce nel suo intento, perché, come dicevo poc'anzi, il gossip montava tanto, e Byron fugge. E poi però questo altro personaggio, appunto lei gentilmente citava prima il mio ultimo libro, quello in uscita da Donzelli, Avrei fatto la fine di Turing, perché poi abbiamo nel Novecento questa castrazione chimica subita da Turing per la stessa ragione, quindi questa Inghilterra otto-novecentesca pre- e post-vittoriana ha un denominatore comune, l'ossessione per l'omosessualità. Che arriva fino appunto... Ha superato tutto questo e finalmente l'Inghilterra ha il matrimonio egualitario. Ecco, è un progresso verso la civiltà con delle vittime, perché Byron è vissuto infelicemente, malgrado la facciata, per questa ragione. E Turing ancora di più, perché appunto si suiciderà dopo essere stato sottoposto alla castrazione. Uniti proprio da questa le figure di Ada Byron e di Alan Turing, unite da questa genialità che li ha portati a preconizzare il grande Novecento dell'informatica. Quindi, e poi appunto di tutti gli studi che ancora oggi sono gli studi di frontiera di intelligenza artificiale. Franco Buffoni, io la ringrazio intanto. Il prossimo anno la chiameremo ancora, perché lei è così gentile per continuare a raccontare questo personaggio e raccontare anche il padre di Ada, appunto Lord Byron. Franco Buffoni, anglista, scrittore, poeta, appunto abbiamo citato la raccolta di poesie che sta uscendo per Donzelli dal titolo Avrei fatto la fine di Turing.